In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Un giorno un giullare entrò al castello e trovò il re da solo. Ed essendo un semplice di spirito, egli non vide il re. Vide soltanto un uomo solo e sofferente. E chiese al re: «Che ti addolora, amico?» E il re gli rispose: «Ho sete e vorrei un po' d'acqua per rinfrescarmi la gola». Allora il giullare prese una tazza che era accanto al letto, la riempì d'acqua e la porse al re. Ed il re, cominciando a bere, si rese conto che la piaga si era rimarginata. Si guardò le mani e vide che c'era il Santo Graal, quello che aveva cercato per tutta la vita. Si volse al giullare e chiese stupito: «Come hai potuto tu trovare ciò che i miei valorosi cavalieri mai hanno trovato?» E il giullare rispose: «Io non lo so. Sapevo solo che avevi sete». Il giullare guarisce il re malato dandogli da bere un semplice bicchiere d'acqua. Ma il modo in cui lo fa, la gratuità, lo stupore, la tenerezza e la purezza di cuore di un semplice di spirito trasformano quell'acqua nel Santo Graal. Che bello! Come non vedere in questo racconto, tratto dal film La leggenda del re pescatore, un parallelo al Vangelo di oggi? Chi è in fondo questo ragazzo che oggi si presenta con 5 miseri pani d'orzo e 2 pesci, se non un semplice giullare, trovatosi per caso davanti al re Gesù in un suo personale momento di bisogno? E cosa lo differenzia dai superapostoli che, messe mani nelle loro tasche, non riuscivano a far quadrare nessun conto utile al fabbisogno della folla? Non sono questi apostoli forse simili a quei cavalieri del re che han girato in ogni dove per cercare il Santo Graal ma non l'hanno trovato? Invece il giullare, il Santo Graal, lo aveva a portata di mano senza neppure saperlo. Perché la grazia di Dio non si conquista, si riceve. È un dono sempre inatteso. E poi il giullare, come il ragazzo del Vangelo, sa fare una cosa che i cavalieri del re e gli apostoli di oggi non sanno fare: leggere il bisogno del fratello. Osserviamolo allora questo ragazzo del Vangelo. Esce dalla folla e va da Andrea, fratello di Simon Pietro. Questi forse sarà stato un po' titubante nell'accoglierlo, ma lo fa.
svalutandolo però agli occhi di Gesù. «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente?» Poco importa. Quel ragazzo è arrivato a destinazione con il suo desiderio di aiutare Gesù. È il sogno tipico dei giovani, che vogliono salvare il mondo. Perché allora svilirli? Perché fargli i conti in tasca? Perché ironizzare sui loro slanci di entusiasmo? Gesù non fa come Andrea e gli altri discepoli. Gesù accoglie quel ragazzo perché legge la grandezza e la nobiltà del suo cuore. Non sta a contare i pezzi di pane e di pesce, come rimarca invece il matematico Andrea. Sa bene Gesù che né 5, né 10, né 100 pezzi di pane saranno sufficienti a sfamare la folla di oggi. Ma non importa. Gesù non ci chiede certezze, ma fiducia. Il ragazzo si fida di Gesù e così Gesù può compiere il miracolo con il poco del ragazzo. Ma Gesù avrebbe fatto ancora di più con il niente. Se fosse arrivato un ragazzo e gli avesse detto: «Io Gesù non ho niente, ma mi fido di te», beh, Gesù avrebbe compiuto lo stesso miracolo.